ragazzi, bentornati su Mega Wow! Posso chiedervi una cosa? Qual è la vostra colazione preferita? Vi piacciono i cereali? E il cioccolato? Io appena mi sveglio non vedo l'ora di mangiare una bella tazza di latte e cereali! Non da soli! Ci aggiungo del cioccolato in polvere! Lo so, sono molto goloso. Ma almeno la mattina trovo subito il buon umore e sono pieno di energie per andare a scuola. Ora mi voglio collegare con Lilla proprio per vedere la sua morning routine. Per chi non lo sapesse, tipo me, sono le abitudini della mattina. Ciao Lilla! Andiamo a vedere Cicciobello. Questa mattina sta dormendo un sonno veramente pesante. Non lo svegliamo neanche con le cannonate. Che tenero! Abbraccia il suo peluche preferito mentre dorme. Però adesso è l'ora di svegliarlo e iniziare la mattinata. Ehi, Cicciobello, è l'ora di svegliarsi? Mi sa che non ne vuole proprio sapere di svegliarsi. Ormai è mattina, su! Cicciobello è un gran dormiglione e quindi per farlo svegliare molto spesso inizia a fargli delle coccoline. Ehi, sveglia pigrone! Inizio accarezzandogli le dita. E poi cerco di svegliarlo dolcemente accarezzandogli i capelli, che sono morbidissimi e bellissimi. Di solito provo a parlare per dirgli che abbiamo un sacco di cose da fare e finalmente con gli occhi un po' sonnati si sveglia. Quando è quasi del tutto sveglio provo a tirarlo fuori dalle coperte, ma lui è freddoloso e se le rimette su. Ma per queste cose io ho un trucchetto. Gli mostro i suoi tenerissimi peluche così può iniziare a svegliarsi e a giocare in contemporanea. Ehi, guarda che carino questo delfino. Per fortuna giocare gli mette fame e così posso portarlo a fare colazione. Per fare colazione andiamo in cucina e lascia Cicciobello qualche pupazzo per giocare mentre io vado a preparare il biberon. Preparo un bicchiere in cui metto un cucchiaino di farina e adesso aggiungo piano piano un po' di acqua e inizio a mescolare. Piano piano si formerà il latte di Cicciobello. Una volta pronto il latte, lo verso nel biberon di Cicciobello. Chiudo. Ed è così che il biberon pieno di latte di Cicciobello è pronto. Ora non mi resta altro che fare una cosa prima di darglielo. Controllare la temperatura. Direi che è perfetta. Biscottini e latte sono la colazione preferita del mio Cicciobello. Vieni, è pronto il latte. Stamattina sembra proprio che tu abbia una gran fame. Prima di andare a lavarci adesso stiamo un pochino in piedi. È il momento del routine. Vuoi ancora un biscottino? Dopo però andiamo a lavarci. Oh, tutte le volte che gli dico che andiamo a lavarci si preoccupa. Non ti preoccupare, tieni Ciuccio. Oh, dai, stai tranquillo, vedrai che lavarsi sarà molto rilassante e divertente. Dopo la colazione porto Cicciobello a cambiare sul suo fasciatoio. Mi preparo tutto quello che mi serve per lavarlo e tengo sempre vicino sia Ciucciotto che i giochi per distrarlo. Soprattutto il Ciuccio molto spesso lo richiede, quindi è sempre meglio averlo vicino. Per prima cosa gli sfido i calzini. Ed ecco qua. Oh no, ha una piccola ferita. Sul piedino trovo una piccola ferita. Si deve essere graffiato giocando, ma non c'è nessun problema. Adesso la disinfettiamo, Cicciobello. Mi servirà un po' di cotone, il disinfettante che non brucia e dei piccoli cerotti carini. Prendiamo un po' di disinfettante. Tranquillo, vedrai che non brucia. Ecco fatto. E adesso scegliamo un bel cerottino colorato, così la bua, vedrai, non ti brucerà. Qui, guarda che carino, e tu sei stato bravissimo. Togliamo questo body, metteremo un vestito carinissimo oggi. Questo invece va subito a lavare. Dammi il braccino, sfiliamo la manina. Ah, aiuto, ho perso la manina. Ah, eccola qua, e via. Ehi, Cicciobello, guarda che bella la tutina che ti sto per far indossare. È a forma di unicorno. Che bontà. Forse però ci metto ancora un po' di cioccolato. Guarda che bello! Ha la faccia sorridente, il corno super scintillante, la stoffa morbidissima. Non vedi l'ora di entrarci, vero? Ma non hai visto la cosa più divertente? Hai anche la codina nella tutina ed è a forma di stellina. Una delle cose che facciamo tutte le mattine è pettinare i capelli di Cicciobello, perché durante la notte si sono tutti spettinati. Prendiamo una spazzola morbida e ecco fatto. Sì, guarda come stanno diventando super lucenti. Ora sei perfetto. Mettiamo via la spazzola che troveremo qui di nuovo domani mattina e andiamo a prendere una salviettina profumata, così ci laviamo un po'.
La mattina adoriamo lavarci con le salviettine profumate in attesa del bagnetto della sera. Dai, non ti sto facendo il solletico. Queste salviettine renderanno la pelle super profumata del nostro cicciobello. Questo bimbo adora questo passaggio, tant'è vero che spesso ho paura che si riaddormenti. Prendiamo un'altra salviettina e puliamogli anche il visino. E adesso ecco qui, andiamo a mettere la tutina da unicorno. Facciamo passare prima i piedini, uno e due. Ecco qua, che carine queste righe. E ora mettiamo le manine qua dentro. Eccoci qui. E anche l'altra. Com'è morbida questa tutina, ti piace cicciobello? Eccoci. Mettiti un attimo di lato, così posso chiuderti la tutina e puoi stare comodo. Fammi un po' vedere. E adesso il momento più divertente, quello del cappuccio. Ecco qui il nostro cicciobello unicorno. Sei quasi perfetto, ma ora voglio attaccare al tuo polso il ciuccio, così non lo perderai quando giochi. Ecco qui, fatti vedere ora che sei pronto, cicciobello. Quanto sei carino, che bella questa tutina. Guarda, c'è anche il coniglio unicorno. E ora arriva la parte che preferisco di più della tutina, il tuo cappello. Guarda che bello. Togliamo il fasciatoio perché adesso è l'ora di giocare. E così questa mattina ci siamo svegliati, lavati, abbiamo fatto anche colazione. Ti va di uscire, cicciobello? No. E cosa vuoi fare? Vuoi giocare? Questa mattina cicciobello non vuole uscire, ma vuole rimanere a casa a giocare e a suonare un pochino con i suoi amici peluche. E allora noi rimaniamo a casa, mentre cicciobello mi suona qualcosa dedicato agli unicorni. Noi vi salutiamo, siamo felici che siate stati con noi per la nostra morning routine e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi di Mega Wow! Ciao, ciao ciao! Oh mio Dio, ma quel cicciobello ha un corno! Proprio come il mio! Non saremo mica parenti! Io e una bambola parenti! Fratello, zio, cugino di cicciobello? Non può essere! Ora chiamo Lilla e cerco di capirne di più. Questa è una missione per Happy Sherlock. Boop. Zzz.